Buongiorno, buon sabato, il nuovo sabato italiano, ma c'è una novità incredibile che io vi devo dire. Allora, sono le 7:15. Ovviamente, vabbè, ragazzi, sono super emozionata, non potevo aspettare neanche di togliermi il pigiama per darvi questa bella notizia. Era nell'aria da una settimana, ma che ancora non concretizzavamo perché. Non lo so, sapete, forse la poca esperienza, il fatto anche di non sapere a che cosa andare incontro e poi niente, poi è successo così che mio marito mi ha mandato un messaggio e io non ho detto di no e non ho detto neanche di sì, ho iniziato a farmi delle domande e lui a darmi delle risposte, quindi alla fine l'abbiamo fatto ragazzi e alla fine sì, l'abbiamo fatto, ma di che cosa vi sto parlando, eh? Lo so, emozione, emozione. Abbiamo adottato un micino. Per me è la prima volta perché non ho mai, mai, mai avuto un gatto. Quando mio marito mi ha chiesto, c'è questo micino, che facciamo? Io ero rimasta un po' titubante perché ho detto, oddio, abbiamo Cookie. Cookie quando vede i gatti per strada è un demonio e quindi io, diciamo, la prima risposta che ho avuto la settimana scorsa è stata no, lasciamo stare, cioè perché non so come appunto Cookie potrebbe reagire. In realtà poi ieri quando mi ha fatto questa domanda, io forse presa, non lo so, non ve lo so dire, cioè non ho pensato subito a Cookie, ho pensato al micino e quindi a un certo punto ho detto guarda, va bene, cioè riportalo, vediamo come va, ma non un vediamo come va che poi lo riporto indietro, perché io insomma accetto sempre le sfide e sono anche, cioè io dico questo, qualsiasi trovatello entra in casa mia, rimane in casa mia, io non lo riporto indietro, quindi è una sfida, ok, accetto la sfida, ci devo lavorare, ok, ci lavoro. E quindi, insomma, ieri è venuto a casa, è arrivato a casa il nostro micino, che però, ovviamente, prima di farlo riportare a casa, ho chiamato il nostro veterinario per sapere, anche se era tardi, perché erano quasi le 8 di sera, per sapere se poteva vederlo. Siccome il mio santo veterinario praticamente lavora H24, 7 giorni su 7, lui è anche chirurgo, insomma, è veramente bravo, eccelle nel suo lavoro, veramente non gli posso dire niente, anche con Cookie fa sempre miracoli, e praticamente mi ha detto sì, portalo, quindi cioè, lo ha portato mio marito lì, è stato quasi un'ora, perché poi lo ha dovuto, era tutto lui e tuttora è tutto sporco, gli ha dato diciamo una pulizia un po' così sommaria, gli ha fatto tante punture, lo ha visitato, ha scoperto che è un maschio, quindi è un maschietto, amici miei. La prima diagnosi è stata che ha la bronchite, quindi fa quelle fusa che in realtà non sono fusa, ma è una sorta di rantolo perché non respira bene. In più ieri ho provato, diciamo, la gioia di nutrirlo con la siringa perché non mangia, e sebbene lui vicino abbia acqua, crocchette, la lettiera, ha tutto a portata di zampa, ma il veterinario mi ha consigliato, visto che non aveva mangiato e sta sotto antibiotico, di provare a dargli a mangiare con la siringa. E con la siringa, ringraziando Dio, ha mangiato. E infatti adesso sto aspettando che arrivino, ecco, le 8 per dargli altre due dosi di omogenizzato. E niente, ragazzi, quindi adesso dobbiamo vivere ora dopo ora, neanche giorno dopo giorno, per vedere come va. Infatti alle 11 devo risentire il veterinario per vedere appunto il tracciato, nel senso lui mi ha detto comunque guardalo, sta di vicino, è normale ragazzi, cioè non è me lo dà il veterinario, a parte che me l'avete detto anche voi, Erika, me l'ha detto Vanessa, che sono altre youtuber, quindi che hanno poi diciamo la felicità di far vivere nello stesso habitat cani e gatti, per cui già me lo avevate consigliato nel pomeriggio, ma a parte questo ero anche io che sapevo ovviamente che il cucciolo non è che può essere abbandonato a se stesso, quindi sto insomma prendendo tutti gli accorgimenti del caso che ho anche letto perché mi sono informata insomma nelle 2 o 3 ore di ieri pomeriggio prima che me lo riportasse a casa e ovviamente ho fatto le dovute domande anche al veterinario per sapere come dovermi muovere. Lui ovviamente mi ha detto e mi ha confermato quello che mi avete detto voi,
ovvero che all'inizio col cane ci può stare poco, soprattutto in questo frangente che è malato e quindi insomma se lo vuoi far conoscere sì, però ovviamente step by step insomma, e sempre con la presenza nostra, non devono stare da soli, anche perché il gattino è piccolo, ha più o meno 2 mesi e lui non è riuscito a dare proprio una mesata, cioè nel senso sì è così perché è un po' deperito e quindi insomma deve essere controllato, deve essere curato. Ovviamente adesso ha un altro appuntamento martedì per altre punture. E non so che dirvi, ragazzi, per me è un'emozione al di là del fatto che adesso sia un cucciolo, ma proprio perché è un'esperienza nuova che io non ho mai fatto, cioè non ho mai avuto un gatto, ecco, essenzialmente questo è. E quindi sono un po' emozionata e un po' spaventata, però sì, forse più emozionata che spaventata. E siete le prime persone a cui lo sto dicendo, però ecco. Speriamo che vada bene perché sinceramente sarei rammaricata se dovessi regalarlo o non lo so, portarlo da un'altra parte se non dovesse interagire bene con Cookie. Io quindi mi auguro che il mio cane, spero che il mio cane si paternizzi un pochino, diventi un pochino paterno nei confronti di questo micino perché sinceramente mi dispiacerebbe tantissimo doverlo regalare o comunque doverlo portare via perché non. No, cioè non fa proprio parte della mia indole, chi entra resta, questa è la mia indole, quindi se dovrò insomma sudare e lavorarci, suderò e lavorerò per far sì che la convivenza sia ad hoc per loro e per noi. E quindi niente, la famiglia si è allargata, io sono veramente emozionata, entusiasta e non lo so, non trovo neanche le parole, ragazzi, ovviamente sono anche preoccupata perché. E il gattino sta poco bene, quindi spero che con le dovute cure, l'affetto, il caldo, insomma, che lui si riprenda presto perché è veramente un micio bellissimo, ragazzi. È veramente un amore, è un batuffolo. Non so proprio come descrivervelo perché è veramente, veramente bello. Quindi vedremo, vedremo, che Dio ci assista, vedremo, vedremo. La mia colazione, 2 fette di pane, uno strato di crema di arachidi, qui ho messo confettura senza zucchero e qui la salsina al cioccolato che ho comprato sul sito Prozis e vi lascio il link qui nelle schede informative e poi il mio solito cappuccino vegetale con però la bevanda di avena. Buon appetito! Colazione, bye bye! Il bottino che ha riportato ieri mio marito, il cacomela. Allora, a me non fa impazzire il cacomela, non lo so il motivo, ragazzi, però non è che mi piaccia tantissimissimo, però in frigorifero, sempre se non si sono rovinati, ho i cachi, quelli normali, che avevo comprato a 2 spese fa. Quindi circa c'hanno 2 settimane. Io adesso non so, cioè da sopra sembra che siano ancora buoni. E oggi li apro perché ci voglio fare il budino col cioccolato, quindi c'è cioè col cacao. Cioè se c'ho il cacao col cacao, se no col cioccolato fondente. Vediamo un po' di che morte morire, insomma questa sarà la fine che gli farò fare. Poi vado a cacciare la mussetta qua al pollo per il micino. Che ovviamente deve stare un po' a temperatura ambiente, poi mi ha detto il veterinario che deve essere un pochino diluita con l'acqua e inserita nella siringhetta. Cookie fa la veglia alla porta perché il micino sta nella cameretta, quella gialla e verde, e lui praticamente da ieri sera, vabbè, l'ha sentito, però non è che miagolava tanto, quindi. Cioè, sentiva una presenza, ma non ha detto niente. Invece, stamattina che mi ha miagolato un po' di più, io ho dovuto chiudere tutte e due le porte perché lui era iniziato a ringhiare. E non lo so, che Dio ce la mandi buona, veramente, ragazzi. E ovviamente, se vedete peli ovunque, è perché devo pulire. Oggi sono di corvée delle pulizie. E niente, lui sta prendendo il sole e tra un po' andiamo anche a fare una bella passeggiata, così si scarica prima dell'incontro pomeridiano con il micino. E niente, lo sente e sta a fa la veglia alla porta, rimane là e quindi e prima quando la porta era aperta stava davanti alla porta della camera, quindi siccome poi ovviamente più stai vicino più senti, abbiamo dovuto chiudere la porta di mezzo. È inutile che mi guardi col suo muso, eh?
Dì agli amici, c'è qualcuno che devo conoscere e non me lo vogliono far conoscere, per adesso no, oggi pomeriggio quando c'è pure il papi, è vero? Col guinzaglio, È vero che così non puoi fare niente di irruento, E poi devi mangiare pure, è vero che devi mangiare, amore? Quanto sei bello, morbido, morbido. Morbido, morbido. Allora, adesso rifaccio il letto. Ho preso lo spruzzino per pulire i mobili. Devo fare una lavatrice. Devo lavare tutte le cose di Cookie e anche il copridivano. Poi, Cookie ovviamente sta fuori. Eccolo lì. Si mimetizza con la siepe. Cookie? Sta fuori perché devo passare pure l'aspirapolvere, se no poi dà di matto. Ho dato una rassettata qua in sala, c'erano documenti sparsi ovunque, devo togliere il computer di mio marito, il giubbino. Poi all'ingresso ho sistemato le scarpe, ma devo comunque pulire. E niente, poi in cucina avevo già rassettato, devo solamente togliere le stoviglie qua lavate e rispostare la frutta. Qui la zucca che ho cucinato al forno l'altro ieri. Che adesso la sto dando a Cookie perché gli piace tantissimo. Io l'ho mangiata ieri e l'altro ieri, adesso sono satura. Passerò la patata dolce, però quella la sto dando a Cookie. E niente, quindi mi devo dare una mossa anche perché mi devo allenare e poi devo fare la doccia e poi esco con il cane, quindi insomma una mattinata piena. E poi ecco appunto, mo, come si stempera la mousse di pollo, devo mangiare anche al micino. Sei la ninna, unto sul barbo. E lui sta dormendo da ieri sera, da quando è arrivato a casa. E appunto miagola. Ieri taceva, oggi miagola, forse perché mi sente. Però ecco, è molto infreddolito, quindi lo copro, almeno sta al caldo. Che poi in questa stanza fa freschetto. È vero, lo dicevo anche io. Che dici? Come stai? Vedete, c'ha tutto il pelo sporco. Però è reattivo, infatti il veterinario mi ha detto, vedi un po' se è reattivo. Ma pare che già c'ha il caratterino, come Cookie. È vero? Che hai già il caratterino anche tu? Hai fame? Adesso ti porto a mangiare. Sì, arrivo subito. Sì, arrivo. Hai fame, vero? Sì, eccolo. Ecco. Oh, cade. Ciao, Micio. Ciao. Sì. Si rintana, troppo bello. Amore, sì, tu sei bello, vedete gli occhi chiari? Ciao amici, è lunedì mattina, ieri poi non ho ripreso più niente perché siamo stati a casa solo la mattina per far conoscere Cookie a... Sì, sto in macchina ferma, non vi fate strani pensieri. Vi stavo dicendo, praticamente ieri mattina abbiamo fatto fare una sorta di conoscenza a Cookie e al micino. E praticamente abbiamo lasciato il micino con le porte aperte dalla sua cameretta. Poi ho messo la gabbietta, quella educativa che utilizzavamo per Cookie, che separava la zona notte dalla zona giorno. E Cookie, ovviamente, l'abbiamo rimesso nel salotto. Vabbè, non vi dico, appena vede il gatto inizia a ringhiare, ad abbaiare, a correre incontro, però si ferma davanti alla grata. Invece il micino, come lo vede? Perché lui è curioso, lui si avvicina verso di noi, però appena vede Cookie che gli si avventa contro e scappa dentro la cameretta. Quindi siamo stati tutta la mattinata così per farli conoscere.
Poi nel pomeriggio siamo usciti a farci un giro dopo le 5 circa, siamo tornati alle 9 passate, quindi poi non ho fatto più nessun video. Però poi adesso come torno a casa vi voglio far vedere le cose che ho comprato al micio e niente, poi penso di chiudere il vlog oggi e poi magari ne faremo un altro in settimana perché così vi aggiorno su come stanno andando queste prime fasi educative tra il micio e Cookie e anche tra il micio e il Cookie e noi, perché comunque come si deve abituare il gatto ci dobbiamo abituare io e mio marito e il cane. Quindi saranno settimane turbolenti e quindi niente. Comunque io tra 10 minuti vado, cioè scendo dalla macchina e vado verso il lavoro. E poi niente, come ritorno a casa, il tempo di pranzare, vi saluto, così poi se riesco ve lo metto stasera, questo piccolo video vlog che poi in realtà vi ho fatto vedere poco e niente, però ragazzi, ora chi ha cane e gatti può capirmi. Quindi io, cioè, anzi, cerco consigli a iosa, cioè se avete consigli da darmi scriveteli nei commenti su Instagram, cioè arrivate, mandate, perché tutto è ben accetto. Io adesso sono stata indirizzata dal mio veterinario, da una ragazza gentilissima su Instagram che peraltro mi ha fatto conoscere Luana. Ciao Luana, se mi vedi, che è una mia iscritta. E anche lei, insomma, ha una coabitazione tra un gatto e un cane, ma un cane molto grande rispetto a Cookie. Quindi mi ha dato delle dritte ieri mattina, mi ha veramente indirizzata, la ringrazio tantissimo. Lei si chiama Marika, se la volete seguire, poi vi lascio il nome dell'account giù nell'info box. E niente, quindi io sono ben accetta di tutti i consigli di chi ha amici e di chi ha amici e cani, perché soprattutto quello per la convivenza. Quindi scrivetemelo nei commenti e aiutatemi ragazze, perché più consigli ho e meglio è, insomma, detto così. Io mi sto informando un po' sui social, su internet, per appunto la convivenza tra cane e gatto. Tra cane, gatto e padroni, però è difficile perché ovviamente lì è tutta teoria, poi lì devi mettere in pratica i consigli, quindi magari invece sentire qualcuno che già l'ha vissuto e lo consiglia ovviamente è diverso da una cosa scritta così. Quindi vi aspetto nei commenti, mi raccomando, non mi abbandonate. Che dici? Eh? Che dici? Morbidone, che dici? Fatti guardare. Fatti guardare, micio Mau. Eccolo il micetto. Quanto sei carino, eh? Quanto sei carino. Ah. La tosse. Santa tosse. Oh, eccolo qui. Ha imparato a salire sul letto. Quindi adesso lo trovo qui. Mentre prima era lì, adesso lo trovo qui. Poi si accovaccia anche sopra il cuscino. Quella è la scatola con cui lo abbiamo portato al veterinario, il quale ci ha detto che è bello vispo, che ha la vescica e l'intestino vuoto, infatti ha fatto i suoi bisognini nascosti. Dice che è un gatto un po' ritardato perché non lo fa nella lettiera lì, però dice che hanno loro un senso innato che prima o poi l'andrà a fare lì, lo spero, perché finora la cacca l'ha fatta sul plaid e stasera ne abbiamo trovata un'altra dietro il tappeto, ovviamente raccolta, sterilizzata e tutto quanto. La lettiera ovviamente lo metto dentro, salta fuori, vabbè. Comunque, lettiera e sabbietta l'ha presa mio marito all'Arcaplanet, ma gli ha dato veramente 4 soldi. Poi all'IKEA gli abbiamo preso, scusate la luce, ma in questa camera è un po' bassa, gli abbiamo preso questo micio a 5 euro perché ci avevano consigliato di farlo stare vicino a un pupazzo di peluche. Poi, questa è la scatola con cui mio marito lo ha portato a casa e abbiamo creato una sorta di cuccia arrangiata perché ancora non sappiamo se resterà con noi oppure no. Le ciotole con l'acqua che però non ci va a mangiare o a bere, quindi ho messo l'omogenizzato dentro la ciotolina di vetro. E poi ieri abbiamo preso al negozio. Allora, questa è l'Arcaplanet. Stava in offerta e invece di 27 l'abbiamo pagato 22, però non è che tanto ci va. E invece su questo, eccolo che arriva, su questo ogni tanto ci si fa
unghie. E questo pure 4 euro al Maxicina l'abbiamo preso. E qua ci va un po' di più di quello. Forse quello è ancora piccolo, non ve lo so dire. E poi niente, è vispo. E ogni 2x3 va a mangiare. Quindi gliel'abbiamo lasciato perché il veterinario ci ha detto comunque di lasciarglielo mangiare. Perché così lui quando ha fame va a mangiare. Solo che puzza. Quindi sto sempre a far areare la camera. Il mangiare di Cookie non puzza così, quello suo, boh, non ve lo so dire, ma è una cosa che si sente, insomma. E quindi niente, questa è la stanza al momento allestita per lui. Che vi devo dire? Che vi dico? Vi dico che. Allora, lui si sta affezionando, cioè perlomeno quello che io vedo e che ho letto pare che un pochino si è affezionato. Cookie è ancora, mi avete chiesto in tante anche su Instagram, Cookie come ha reagito, diciamo non benissimo, nel senso che ovviamente, beh, sono 2 giorni che sta a casa il micio. Allora, il mio cane è un cane un po' particolare perché noi lo abbiamo adottato quando era molto molto piccolo, aveva tipo 1 mese di vita e quindi lui non ha fatto l'adattamento con la mamma, con i cuccioli, cioè è stato tolto subito dalla mamma e noi l'abbiamo adottato che aveva poco più di 40 giorni, quindi diciamo quelle le basi di educazione che impartiscono le mamme, ovviamente lui non l'ha avuto. E questa cosa se l'è portata avanti tuttora, ce l'ha dentro, nel senso che quando vede i suoi simili o comunque qualsiasi tipo di animale, diventa un matto. Non vi dico in strada quando vede i gatti che cosa non fa, cioè proprio la classica frase come cane e gatto con Cookie è proprio ca si calza, calza a pennello. E quando l'abbiamo portato a casa, Freddy, ovviamente era molto più deperito e. Infatti, il veterinario stasera ci ha detto che l'ha trovato molto vispo, l'ha trovato comunque molto migliorato, sebbene siano passate solo 3 sere da quando gli abbiamo fatto fare la prima visita, però ha ancora la bronchite, quindi lui comunque ci ha sconsigliato di farli stare nella stessa stanza. E noi stiamo facendo l'inserimento con Cookie, quindi lui sta qui e gira libero nella stanza e poi abbiamo messo, vi giro per farvelo vedere, abbiamo messo la. Questo praticamente è il cancelletto, non è un cancelletto, è una, come si dice, la gabbietta educativa per i cani, per quando sono cuccioli, no? E l'abbiamo chiusa e l'abbiamo messa lì in maniera tale che il gatto fino là ci arriva, ma poi comunque può scappare perché Cookie dall'altro lato, quando vede il gatto, gli si avventa contro. Vabbè, non vi dico, cioè, se riesco vi faccio vedere come fa Cookie quando vede Freddy. E quindi Freddy poi da là scappa e se ne riviene qua in stanza. Quindi lui deve avere comunque l'accesso libero per scappare. Ovviamente il secondo giorno dobbiamo portare pazienza. Quasi tutti ci hanno detto che poi il cane si abitua. Io me lo auguro perché Cookie ha un'indole molto particolare. Quindi la nostra paura barra ansia è che lui non si abituerà mai a Freddy. E quindi la nostra paura è che lui non possa rimanere in casa. Ovviamente stiamo parlando solo di 48 ore, quindi non posso già tirare una linea e dire ah no, Freddy deve andare via oppure ah sì, può restare. È un inserimento che stiamo vivendo step by step e vedremo poi con il tempo come, no, sto vedendo che si è appollaiato sopra il tiragraffi, vedremo poi con il tempo come si comportano entrambi. Sicuramente ho capito che il gatto è molto curioso, infatti lui c'è cioè, un po' senza paura. Vuole venire in sala, vuole stare con noi, però come vede Cookie, giustamente scappa dentro camera perché Cookie, come lo vede, abbaia, gli ringhia e gli corre contro. Ovviamente poi ha il blocco della gabbietta, quindi non è che gli può far del male, però ecco, gli stiamo parlando, gli diciamo che il micio è uno di casa, che è nuovo arrivato, cioè sembra strano e da pazzi parlare con il cane, ma chi ha cani e gatti sicuramente nei commenti mi confermerà questa cosa. E poi mi hanno consigliato ovviamente di non sgridarlo, di non punirlo, di rispettare i loro tempi perché ovviamente hanno 2 indole totalmente diverse, cioè questo è cucciolo, è curioso, non ha paura di niente, quello è un cane adulto che ovviamente ha vissuto 7 anni da solo, quindi ha il predominio di tutta l'abitazione
È normale che magari non possa accettare di primo acchito subito il gatto, ma io penso che anche se fosse stato un cucciolo di cane avrebbe comunque avuto delle difficoltà di adattamento. Quindi stiamo vivendo step by step, giorno per giorno. E quindi niente, ragazzi, per il momento io passo e chiudo, perché se no, chiacchierando chiacchierando, sto vlog dura un'eternità, ve lo volevo pubblicare questa sera. E poi su Instagram, per chi mi segue, ovviamente avrà delle, come si dice, delle incursioni mie di Freddy e di Cookie, perché come ho fatto oggi, lì ovviamente è più diretto, quindi diciamo le informazioni arrivano prima che sul tubo. Quindi se avete piacere potete venirmi a seguire lì, così tutte le informazioni in merito vi verranno date quasi in tempo reale, ovviamente per il pomeriggio, perché la mattina sono al lavoro. Se avete domande da farmi, scrivetemele nei commenti. Se avete consigli, come vi avevo detto stamattina, scrivetemelo nei commenti. Insomma, tutto è ben accetto per far sì che loro si possano adattare l'uno all'altro e abituarsi più che altro l'uno all'altro. Vi faccio salutare da Freddy e poi anche da Cookie. Ecco, si sta arrampicando, non ve lo devo far vedere. Che stai a fa? Che stai a fa? Lascia il pantalone. Molla. Dai, vieni qua. Fai vedere come salti alle amiche. Vieni. Vieni, Freddy, vieni. Vieni. Vieni qua. Vieni. Freddy. Vieni. Amore, eccolo. Dai, vieni, non avere paura, vieni. Cucciolo, bello tu. Amore, stai a pancia piena adesso, eh? Senti, senti, Cookie. Cookie, saluta le amiche, dai. Di un po'. Mi sta antipatico, Freddy. È vero, Cookie, ti sta antipatico? Non lo sopporti, è vero? Che ti scodinzoli. Poi lo vedi e ti si arruffa il pelo. Guarda tra le grate, come lo sente. Poi a Cookie gli si arruffa il pelo sopra, ti diventa tipo lince. Che c'è? Freddy? Miagola? Mo si fa il bravo perché c'è la camera. Come la spengo? Un demonio. Cookie, no. Fai piano, Cookie. Almeno scodinzola. Fino a ieri, nonché fino a oggi pomeriggio, la coda dritta. Cookie, che c'è? Freddy? Oh, amore, il fratellino? Poi lui si va a mettere là quando è spaventato, si mette qua. No, vabbè, ragazzi, io sto impazzendo. Amore, che c'è? Cookie non ti tollera. Porta pazienza, amore. Dai. Dai, saluta. Ciao. Saluta. Ciao a tutti. Ciao. Al prossimo video. Saluta, Cucù. Ciao.